Radio Ok, in collaborazione con Magilla Spettacoli, presenta Dimmi la tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19.30, in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok. Conduce Daddy DJ. Programma ormai è diventato un appuntamento fisso delle settimane, dopo appuntamento alla medicina che facciamo con la medicina il mercoledì, questa settimana andrà in onda perché ci siamo spostati un attimo da Lecce, andremo a Roma, ma una cosa importante, buonasera, oggi grande evento, grande finalissima, oggi chi più, mi auguro chi più doveva essere incollato sopra lo schermo della televisione, ma perché oggi c'è la finale di Sanremo, chi se la perde? Quest'anno è stata quella più bella, ha avuto più interazioni sui social, e forse è stata l'edizione più social che ci possa essere stata nella storia del Festival di Sanremo, per tanti e tanti motivi. Ma io voglio presentare l'ospite, un ospite importante, conosciuto per caso, ma mi trovo anche a mio agio, quindi questo è una grande come dire, occasione. Parlo proprio con Sofia Schirinzi, un giovane talento della provincia di Lecce, quindi buonasera. Ciao Sofia. Ciao Davide, buonasera a tutti. Siamo, no? Da molto tempo che non ci vediamo. Buonasera. Sofia, mi senti? Sì, mi sente Sofia. Sì, ti sento. È da un po' di tempo che non mi vedo con Sofia, sto scherzando, ci siamo visti stamattina, abbiamo fatto una cosa insieme che a breve vedrete. Io ringrazio innanzitutto gli ospiti che sono collegati, quindi ringrazio Vittorio Candelieri, ringrazio Roy Geraci, il regista, quindi abbiamo un regista che è collegato. Quindi, ok, buona a sapersi. Buona a sapersi, brava. Mi devi mettere le cuffie, Sofia. Sì, subito. Intanto dico che oggi siamo stati in giro per il Salento, siamo andati a registrare un piccolo, diciamo, un video del tutto amatoriale, ma sarà sicuramente professionale. Io ringrazio Sofia Schirinzi perché adesso la rivedremo qua nello schermo. Sofia, una giovane, diciamo, fotomodella, non modella ma fotomodella. Sì, Sofia, esatto. presentati ai fan di Radio Ok e facci capire proprio chi è Sofia Schirinzi. Ok, allora mi presento, io sono Sofia Schirinzi, ho 18 anni, diciamo che nella vita di tutti i giorni io frequento il liceo linguistico, sono al quinto anno per cui sono in fine. Però la mia più grande passione è sempre stata la moda, fin da piccola, è una passione che ho cercato di coltivare sempre, e quindi man mano crescendo sono arrivata, diciamo, a entrare in questo mondo, e quindi da qualche anno faccio la fotomodella, modella, sfilate, e quindi presentatrice. Chi ne ha più ne metta. Presentatrice, tra poco, non svegliamo niente, anzi vi invitiamo a rimanere sintonizzati così poi scoprirete a cosa stiamo lavorando. Brava, stiamo collaborando, non lavorando, sì, stiamo esatto. Collaborando. Come hai iniziato ad essere così, modella, fotomodella, perché ti è venuta quel proprio... Perché hai già fatto molti già servizi, no? Fotografici, quindi hobby. Sì, sì. Hobby. Io ho iniziato qualche anno fa, più o meno, avevo 15-16 anni. In realtà ho iniziato totalmente per gioco. Mi informavo, vedevo chi aveva bisogno di modelle per dei brand emergenti, cose così, e quindi mi sono buttata. L'anno scorso ho conosciuto Daniela, che conosci anche tu. Diciamo, Daniela Mercore, dobbiamo dirlo. Sì, Daniela Mercore, sì, dobbiamo ringraziarla soprattutto. E quindi, sì,
Niente, ho conosciuto lei che mi ha indirizzato un po' in questo mondo di sfilate, shooting, e quindi piano piano sto iniziando, ecco. E c'è qualcuno in particolare che cura il tuo aspetto per quanto riguarda la tua immagine, ti dà consigli? Io mi auguro che non dici Davide, perché sennò, no, però, perché sennò mi fai no, veramente commuovo. Io cerco di aiutare le persone e farle emergere, ma perché è un mio dato, diciamo, del modo di fare. Però, come il tuo aspetto, no, fisico, la tua. C'è qualche persona a cui stai particolarmente dedicando, quindi o ti sta dedicando questo tempo per farti conoscere qualcosa? Sì, diciamo che in generale sono sola, però Daniela, come ti ho detto già prima, ci sentiamo tutti i giorni per qualsiasi evento, è la prima che insomma mi chiama, mi sprona, quindi sicuramente lei mi dà una grossa mano, però ecco, non stando con nessuna agenzia possiamo dire che me la cavo da sola, ecco. Ok, un'altra bella domanda è che rapporto hai? Perché poi, no, giustamente, no, uno quando diventa famoso, o meglio, si fa conoscere, usiamo questa parola, perché famoso non è nessuno, si fa conoscere, come devo dirti, si inizia un attimino, no, a essere io mi so meglio di te, invece Sofia è proprio umile, umile, acqua e sapone. Non la vedi mai, diciamo, perché sto facendo una sfilata, ci vuole il trucco e il parrucco, però lei personalmente cura l'aspetto, diciamo, molto acqua e sapone. Che rapporto hai con i tuoi fan? Perché tu, parliamoci chiaro, hai dei fan che ti seguono e io già vedo la bacheca che si sta come dicendo, no? Un attimino, no? Sì, diciamo che soprattutto su Instagram ho abbastanza seguito, non allarghiamoci, però è un rapporto come se fossero miei amici, come se fosse la mia comitiva con cui mi sento tutti i giorni, quindi assolutamente non c'è da parte mia, non c'è nessun rapporto, io sono meglio di te e tu invece no. Quindi, ripeto, sono come se fossero tutti i miei amici. Questo è un dato di fatto, questo ti rende, come dire, ti dà una marcia in più nel proseguire il tuo percorso, no? Perché in una lunga conversazione che abbiamo fatto anche questa mattina, ti ho fatto capire alcuni aspetti, no, del mondo dello spettacolo, che molto, lo spettacolo è bello perché è molto sfaccettato, però ti trovi ad affrontare situazioni dove devi scegliere. Una persona ti consiglia, poi non è che puoi costringerla a fare, no? Però ti posso garantire che hai una strada tanta da percorrere. Io anche non smetterò mai di percorrere strade, anzi, le percorro Beh sì, non si smette mai di imparare. brava, le percorro a lungo raggio, però chiaramente la strada quando tu guidi, no? C'è sempre qualche ostacolo. Quindi bisogna cercare Vero. di superare l'ostacolo e solo nel migliore dei modi. Un'altra domanda, lo shooting che tu fai è veramente bello, lo si vede dai mi piace, dai cuoricini che ti inviano sopra questo profilo Instagram, veramente, veramente sei speciale, perché comunque fanno vedere tutto quanto quello che tu hai e quello che tu trasmetti, no? Cosa vuoi trasmettere con quegli scatti di sensualità che ci sei nella che ci, che poi il bello che ci riesci quando vedono una foto di te e quando vedono quella foto trasmetti proprio quel senso di sensualità. Questo non è per dire no. Allora, uno quando vede una foto, uno che è intenditore guarda cosa ti emoziona di quella foto. Alcuni dicono magari è brava, però l'aspetto morale della foto è proprio la sensualità, cioè non per forza ci deve essere un nudo, scusami il giro di parole, per trasmettere o per emozionare, basta anche il semplice volto, no? Gli occhi, per trasmettere tutto quel senso di sensualità, no? Come viene chiamato, la sensualità di face made model, no? Quindi il self made model, se uno si fa il selfie, ma perché si è fatto questo selfie? Questo perché viene proprio dall'inglese, significa proprio
self-made models, cioè è una foto fatta dalla faccia sua, quindi made model da provenienza, quindi made models, quindi un self fatto. Voglio proprio sapere cosa vuoi esprimerci, cosa trasmette le foto quando tu le fai. C'è sì, un obiettivo? Allora, sì, infatti, come hai detto tu, io non cerco mai di portare un nudo, perché secondo me c'è una linea molto sottile tra il sensuale, come hai detto tu, e il volgare. E quindi secondo me quello è un confine che non si dovrebbe superare. Però in generale, quando poi scatto, pubblico foto, storie su Instagram, sui miei social, in generale cerco sempre di trasmettere molta positività, soprattutto perché secondo me è molto importante sui social, e poi dipende anche molto dal giorno. Da come mi sveglio la mattina, possiamo dire, perché se un giorno magari sto bene, posto una foto sorridente che quindi trasmette felicità, serenità. Se voglio fare una foto, diciamo, dove sono un po' più seria, che sembra anche un po' più professionale, pubblico quella, quindi le sensazioni sono tante, ecco. Io quando vedo una foto, come hai detto tu, chi se ne intende sa. Quindi quando vedo una foto mi colpisce soprattutto lo sguardo, il portamento di una persona, la posa che ha, è una cosa che mi piace molto guardare. Quindi cerco sempre, ecco, di trasmettere tante sensazioni positive, perché secondo me sui social è proprio questa la chiave per farsi notare. Hai una foto in particolare che ti piace di più, Sofia? Sì, ti sembrerà strano, perché non è una foto professionale, è una foto che mi ha fatto mia sorella in quarantena, quindi ti parlo del primo lockdown in marzo. Perché sei stata anche tu positiva? No, mi riferisco al lockdown che abbiamo fatto tutti quanti a marzo. Quindi non potendo uscire mi sono arrangiata a casa per fare comunque delle foto per continuare, no? Non sei rimasta ferma, ti sei fatta valere anche da quarantenista, diciamo, ti sei fatta valere anche, no, scattandoti qualche foto, ok. Sì, hai capito. E quindi sì, questa è, non so se si può mandare, comunque è una foto molto carina, e sono appoggiata su una sedia ed mi piace molto, e puoi provarlo, perché ormai l'ho postata su qualsiasi social per quanto mi piace. La troviamo, mi tagga, gli amici ascoltatori taggandomi sulla pagina magari possono andare a vedere la foto, oppure cercate Sofia Schirinzi, vi mandate un messaggio sulla pagina Facebook, poi tanto le vedete, tanto lei mo la ricondividerà sul suo profilo, sì. Proprio dopo l'intervista la condividerà, in modo da far capire che è proprio quella la foto in cui si vede più bella, diciamo. La Sofia, sì, voglio premere un, scusate se a volte sono anche ripetitivo, però la bellezza è qualcosa di, come dire, non dico di astratto, ma è soggettiva. Ci sono donne che sono fantastiche, donne che magari sono bruttissime, però hanno, non perché voglio offendere, perché la donna comunque anche nella sua bruttezza è sempre bella, parliamoci chiaro. Però magari quella donna che magari di viso è poco più, dire, non è all'altezza, quindi non è bella, come può essere bella qualcun'altra, però magari dentro di sé ha qualcosa che potrebbe essere più bello. Non male pensate, ma parlo di aspetto interiore. Parlo di voce, parlo di tante e tante cose che una donna, come un maschio, no? come un uomo, può avere, no? E il talento è nascosto, Sofia. Sì, mi piace, sì, Sofia, ti quello capisco. Rimane. Cosa ti piace di più del tuo lavoro, Sofia? Cosa ti piace? Raccontami. Oddio, sono molte cose, la verità. Il fatto di poter cambiare stile, look, forse quella è la prima cosa che mi piace di più, perché mi permette di, come hai detto tu prima, di esprimere tantissime cose che io da sola non ce la farei, invece con determinati scatti, determinati abiti alle sfilate, mi agevola, ecco, mi aiuta. E in più è un campo in cui non si smette mai di imparare, arrivano sempre nuove proposte di progetti, di collaborazioni, ma
non per il fine economico, anzi, ma perché ti metti sempre in gioco sostanzialmente, provi nuove cose, provi nuovi metodi per comunicare qualcosa e questo forse è quello che mi piace di più. Poi a me, parliamoci chiaro, piace stare davanti alla fotocamera, per cui Ho mi capito diverto subito, proprio, sì, io ho mi capito diverto, subito, non mi pesa. brava, brava, no, anzi, no, devi essere anche, come dire, no? Non hai paura del microfono, questo è, lo dico perché l'ho notato, però lo dico e lo confermo, è molto, come devo dirti, non ha paura, non soffre di quella cosiddetta paura da palcoscenico, cioè se Scenico, è uno vero, sì. Sì, dovrebbe affrontare una sfilata, la presentatrice Sofia è in grado di farlo. Quindi io l'ho notato e lo capirete anche col tempo, quindi è molto molto, come dire, brava anche nel dire, no? Nel dialogare e nel far capire a chi sta seguendo i suoi concetti. Questo mi ha dato di nuovo la conferma questa sera. Salutiamo Marisa Tarantino, Lulu De Vito, Fabrizio Aprile, Chiara Mancarella, Sara Ciao, Grigori, ciao a tutti. Ilaria Mancarella, Alessia Mazzotta, Bizzo Candeli, tutti quanti, Fabrizio, tutti amici che hanno volontà di capire, vogliono capire proprio, vogliono conoscere chi è Sofia Schirinzi. Abbiamo detto cosa ti piace del tuo lavoro, cosa non faresti più nella tua vita? Questo sono curioso di. Vita ce n'è tanta, sei appena Sì, diciottenne. diciamo che siamo solo all'inizio, quindi. Però cosa non vorresti fare allora? Allora, è una domanda abbastanza difficile, ma io penso, vorrei, tra virgolette, te la riassumo così, ecco, non tradirmi, nel senso andare avanti per la mia strada, non pensare a qualcuno che o qualcosa, anzi, che vuol farmi tirare indietro, vuol farmi cambiare strada, penso che essere determinata anzi spero, mi Sei una tosta, porterà avanti, diciamo, sì. sei una tosta, una tosta. Sì. Sei Non una so tosta. se è un difetto o un pregio ancora, dobbiamo capirlo Dipende, però, sì. dipende. L'essere troppo duri, Sofia, a volte rende la vita più facile, però ci sono sempre quel senso in più di determinazione che non tutti hanno. Sì, Cioè, è io posso vero. essere dura quanto vuoi, però se mi manca quel poco in più di determinazione non mi fa arrivare al mio obiettivo. Quindi bisogna essere determinati e duri, dico io, per raggiungere l'obiettivo. Chiaramente l'obiettivo, Sofia mia, si raggiunge come? Si raggiunge percorrendo delle strade. Lavorando, sto facendo sacrifici, ovviamente, le cose non Brava, brava. cadono così dal cielo. Brava, ti devi fare la cosiddetta gavetta. Sì. Questo te l'ha detto anche lo zio questa mattina. Quindi mi fa piacere che hai sempre una persona a cui fare riferimento e io proprio questo ti dico, hai delle persone al tuo fianco che ti possono, come dire, ti aiutano, ti supportano, se lo vuoi dire, mi farebbe piacere anche gli ascoltatori, no? Perché una modella e una fotomodella soprattutto hanno dei personaggi all'interno del nucleo familiare che diciamo sono un po' nascosti. Però quelle sono le cose, i modelli li chiamano rifugio un peccatorium, no? Vengono definiti così questi qua. Uno va là e dice: guarda, sto avendo questo problema. C'è qualcuno in questo lo vuoi dire? Perché sono segreti, però voglio dire, non è che No, stiamo no, dicendo cose. no, no. Sì. Sicuramente io ho alle spalle una famiglia, ma non intendo solo mamma, papà e sorella, proprio una famiglia, zie, zii, cugini, cugine che mi supportano sempre in qualsiasi cosa. Anzi, forse la maggior parte delle volte sono stati proprio loro a spronarmi, a incoraggiarmi. E poi io sono estroversa, ho molte conoscenze, diciamo, ma ho sempre i miei punti di riferimento. E ho due o tre amiche sulle quali conto che forse mi stanno anche sentendo, e anche un ragazzo su cui appunto mi affido. Sono loro che
mi incoraggiano e mi supportano, quindi spero che mi stiano sentendo. Io colgo l'occasione per salutarli e per ringraziarli, soprattutto perché io credo in quello che faccio, ma sicuramente loro mi aiutano perché altrimenti non sarei andata da nessuna parte. L'importante è che queste persone possano dire, sì, io ci conto su Sofia, e quindi hanno fiducia, no? Hanno fiducia da chi intraprende, come intraprendi il lavoro, come la rendi, perché fare la modella, Sofia, fare ti stanno ringraziando anche la zia, Marisa Tarantino ti sta ringraziando. Fare la modella è dura tanto. Sì. E fare la fotomodella, fare la presentatrice. Non è cosa facile, e rientrano tanti aspetti che potrebbero, no, come dire, un attimino rendere la testa un po' stanca e stressante, però poi sono quelle cose che poi a lungo andare ti danno gli obiettivi, ti fanno raggiungere gli obiettivi, ti fanno raggiungere i traguardi, ti fanno vedere Sofia, dire, ah, sono arrivata dove dovevo andare, ma non è quello. Un'altra domanda che voglio farti, giustamente. Come stai affrontando questo periodo di quarantena? Quindi hai affrontato il primo lockdown, hai affrontato questa grande, come dire, questa grande Italia a colori, perché siamo diventati l'Italia dei colori, l'avevamo già, ma l'Italia dei colori serve per far capire effettivamente le zone in cui c'è più alti contagi. No, attualmente siamo zona gialla, è confermato che siamo zona gialla, però se ci spostiamo nella più lontana Campania, siamo già arancione rosso, diciamo un arancione scuro in Molise, quindi diciamo si sta un attimino, no, vedendo. Sofia, come ha affrontato questo periodo, come lo sta affrontando, sia Sì, sull'aspetto diciamo morale. che non bene come se fosse tutto normale, mi sembra palese e chiaro a tutti. Però io cerco sempre di tenermi impegnata, studiando, facendo sport, diciamo, qui a casa. Non vedo le mie amiche e i miei amici come lo facevo prima, però per quello ci sono le videochiamate su WhatsApp, per cui cerchiamo di risolvere questa situazione. Non è bella sicuramente per tutti, non è facile, ecco, non è facile. Però secondo me è necessario fare questi sacrifici adesso, per risolvere la situazione, per un domani ritornare alla tanto agognata normalità che stiamo vivendo più o meno un annetto fa. Quindi sì, è difficile, è pesante, soprattutto per me è pesante non andare a scuola, non uscire il sabato sera a Lecce come fanno tutti i diciottenni praticamente come me, però cerco di andare avanti e ripeto, mi tengo impegnata studiando, Cosa facendo ti manca di più, sport. Sofia? Cosa ti manca di più di quando eravamo, diciamo, sotto punto di vista ben messi? Normali. Cosa ti manca? Quella cosa mi manca Molte, poco. sì, molte cose, ma ad essere sincera, quella che mi manca di più è allenarmi in piscina. Io vengo da tanti anni di nuoto agonistico, per cui passavo i pomeriggi in acqua a nuotare, per tanto tempo ho fatto parte anche di una squadra di palla a nuoto femminile, per cui ce la mettevo tutta in vasca, ecco. Questo è uno sport che io ancora non ho praticato, vorrei praticare, non so che ruolo mi potrebbe dare Non te questo. lo consiglio perché Ma torni dopo una figura partita piena Sofia. di graffi, di pugni, di qualsiasi cosa. Guarda, in questo momento presumo che un po' di pallanuoto mi faceva bene. Uno per accudire colpi e quindi tornare a casa dopo, perché diciamo, no? E poi anche perché questa pandemia, questo stare a casa, questo essere sempre sedentari, sta Sì, è portando a far vero. crescere un pochettino, diciamo, i muscoli lardominali, no addominali, lardominali. È Quindi vero, è stanno vero. crescendo un po'. Scusatemi, ma io mi piace anche scherzare, no? Quindi chi sta a casa, quei muscoli che state vedendo che si gonfiano, non sono i muscoli addominali, si chiamano muscoli lardominali. Quindi,
stanno un po' crescendo gli addominali e vorrei fare un po' di palla. Quindi è stato sempre uno sport che mi sarebbe piaciuto praticare. Vedremo in futuro cosa si può fare. Dovrò sicuramente perdere una ventina, trentina di chili per essere più agile, altrimenti il mister presumo Sofia mi darebbe da fare subito un ruolo. Stai No, ma in guarda. realtà ci sono vari ruoli che possono andare bene a tutti, secondo me. Non so se hai visto No, la palla i sono giocatori di io. pallanuoto, sono 4x4, dico io, Ah. quindi secondo me vanno bene tutti. Ah, ok. No, questa cosa non mi era. Non, ripeto, è una cosa che non ho mai approfondito. Quindi, se abbiamo l'occasione di intervistare uno che fa pallanuoto o ha praticato pallanuoto, Sì, glielo sappi che possiamo chiedere. lo possiamo intervistare in questo programma e capire effettivamente come funziona la palla a volo. Quindi, dopo ci sentiamo e pianifichiamo. Sì, va bene. Un'altra domanda che io ti vorrei fare è: Sofia non è curiosa, è sempre sul pezzo, lei sa tutto, ma ha una passione in particolare, quella della musica, se non sbaglio. Le Sì, piace hai molto detto bene. la musica. In questa settimana, chi più, chi meno, sta parlando di questa kermesse musicale, che è quella proprio del Festival di Sanremo. Oggi c'è la finalissima, ma parliamoci un pochettino chiaro. Questo Festival di Sanremo lo hai visto, no? È un po' diverso dagli altri. Sì, io ci tengo a precisare che amo la musica italiana, per cui da quando è iniziato Sanremo io alle 9 meno un quarto mi siedo sul divano, spengo il telefono, proprio sparisco per tutti. E sì, non ho visto molti Sanremo, ovviamente, essendo 70 anni, avendone 18, non ne ho visti molti, però ho notato anch'io, come dicevi tu, che è cambiato. E io credo che ormai Sanremo non sia solo la canzone nuova, le nuove proposte, il singolo nuovo dei Big e cose così. Ormai è diventato un palco in cui si può parlare di qualsiasi cosa, si può lanciare dei messaggi molto chiari. Proprio sul messaggio, no? Proprio sul Sì, sì. messaggio. Oggi non è professionale quello che sto dicendo, ma purtroppo io devo dire, Achille Lauro ha dei testi che sono fantastici, Sì, è però, vero. Sofia mia, dimmi un attimino tu, io sinceramente da esperto del settore non sto capendo che cosa vuole dire, che cosa vuole il messaggio che vuole lanciare, perché abbiamo visto, Sofia, uno Sanremo fatto di travestimenti, chi più Sì, si balla è sul vero. palco. Capisco che è una manifestazione alquanto, diciamola, diversa quest'anno, perché l'aria del pubblico, il calore del pubblico dopo un'esibizione ti fa crescere, no? Ti fa crescere, soprattutto Sì, ti fa è capire, vero, non no? Il avere il senso. pubblico infatti non è molto carino per i cantanti, però penso Ma che siano stati preparati anche per questo, no? sicuramente, ma tu hai capito, Achille Lauro, che messaggio vuole lanciare? Perché si traveste in 100.000 modi, ma è un cantante che merita il mio rispetto, come il rispetto di tutti la gente che opera in questo settore. Non Sì. oso offendere nessuno, perché comunque è un essere umano e va rispettato. Però io sinceramente voglio capire i messaggi che vuole lanciare, perché l'anno scorso si è capito il messaggio che Sì, voleva lanciare, l'avevamo capito. quest'anno non riesco a capire che cosa vuole farci trasmettere. Un giorno si veste di pavone e mi va bene, un giorno si trasforma in Mina, ieri si è vestito di donna con lo sposalizio là, allora voglio capire un Cambia attimino ogni giorno, sì. che cosa questo travestimento, che cosa vuole farci capire. Questo voglio, se io ripeto, non l'ho capito, se tu riesci da neofala, diciamo, Sì, perché non sei un dalla neofala, nuova generazione. diciamo, per chi non si accinge ad essere un campo della musica, non riesco a capire. Anzi, se c'è qualcuno del pubblico che ci sta Che ascoltando ci in vuole questo momento, aiutare, che vuole sì, è aiutare, ben glielo scrivo accetto. il messaggio, perché io sinceramente Maria Rosaria, Simona, Alessia, ma fatecelo capire. Io non l'ho capito, cioè, è tanti anni che mastico la musica, Sofia, ma non, non,
Non sto Sì, riuscendo. Vediamo stasera capisco. cosa porta il grembo di Luca. Guarda, io da nuova generazione, diciamo così, ti posso dire che secondo me, rispecchia un po' quello che vogliamo essere noi giovani, ovvero il sentimento di libertà, di essere chiunque vogliamo senza pensare, diciamo, a quello che dicono o pensano gli altri. Io ho visto questo, ripeto, può essere, sbagliato o meno. Però forse se arriva questo messaggio fa anche bene, Achille Lauro, perché è un messaggio positivo e non, diciamo, non vedo niente di male se vuole trasmettere questo. Io spero sia questo. Se poi a fine Sanremo ci vuole dire veramente che cosa ci voleva dire, ci fa Nessuno un favore, dovrebbe fare una conferenza sicuramente. stampa. Io direi che facesse una conferenza stampa. Cosa significa bellezza per Sofia Schirinzi? Cos'è la bellezza per Sofia? Sì, diciamo che bellezza è relativo, ecco, cambia di persona in persona. E io ti posso dire dal mio punto di vista, bellezza non è legato solo al fattore estetico, è una bella ragazza o un bel ragazzo. E bella poi racchiude tante altre cose, e bella può essere bella perché si è belle dentro. Un bel carattere, un bel modo di approcciarsi con la gente, di comportarsi in generale, avere dei valori. È bella poi, ripeto, una persona è bella anche se si comporta bene con gli altri, se è innegabile. Puoi essere bellissima, stupenda, ma poi se a livello, diciamo, spirituale, diciamolo così, non c'è niente, un po' sminuisce, ecco. Quindi sì, bella è, poi è molto soggettivo, ripeto, ciò che è bello che per me magari non lo è per gli altri, però è un concetto molto largo, non si può sminuire solo a quello che per me è bello questo, allora se per te questo non è bello, no, no, sei sbagliato, assolutamente. È un concetto molto, molto vario, forse è bello, scusa il giro di parole, proprio per questo. No, no, è molto bello. Achille Lauro Sì. sta portando, io la prima risposta, sta portando in scena diversi quadri come la libertà che guida il popolo. Sì. Potrebbe essere, È però è bello, sì. spaccettato. Alessia, io capisco, ce l'avevo intuito, però ti posso garantire che sì, è vero, la libertà. E ci deve guidare, diciamo che è un punto fisso la libertà che tutti quanti dovremmo avere. Sì, bisogna essere liberi, però stiamo parlando di un risalto a livello internazionale, quindi in questo caso a livello di social. Quindi questo essere un po' trasformista e questo no bifacciale perché sta facendo i quadri, no? Sì, è vero, io avevo anche intuito, però ripeto, non è solamente quello, non è solamente quello, perché ci sono altre situazioni all'interno, tipo anche l'incastrare di Mina, e non è uno scherzo. Tu non puoi andare su un palco e vestirti così. Quindi, diciamo, c'è da un attimino di valutare anche, no? Perché la libertà è sovrana. Lo dice un articolo della Costituzione, no? La libertà è sovrana e nessuno la deve toccare, però la libertà non deve essere manco ridicolizzata in quel modo. Comunque, Sì, ritornando a noi, sicuramente è accetto molto il coraggioso, eh? Non credo che qualcun altro l'avrebbe fatto al posto suo. brava, questo c'è da apprezzarlo. Se il messaggio è quello che vuoi lanciare, Sofia, mi va bene, sono contento, però lo deve Sì, dire in è modo vero. esplicito, perché lui non parla, lui si veste, quando lui si veste vuole capire che cosa vuole fare, però quest'anno si è vestito un po' troppo e ha Sì, cambiato diversi forse abiti, non può, ha è mantenuto così. uno stile. Può fraintendere qualcuno, hai ragione. Bravo, bravo. Si fa cogliere anche, no? Ci possono essere anche dei No. fraintendimenti. Un'altra cosa, un'altra domanda che io ti voglio raccontare, cioè meglio, ti voglio dire, ti voglio fare. Ma che rapporto hai con la tecnologia oltre questo Instagram? Vedo che gli ho dato il link e si è collegata dopo 2 secondi, era già online la nostra Sofia. Diciamo che appartiene alla nuova generazione, no? Che Sì, rapporto sì, hai sì. con i social, perché abbiamo visto che sei da, però, cioè, cosa,
cosa trasmetti tu attraverso i social? Che rapporto hai? Sì, diciamo che ho un buon rapporto con la tecnologia, anche con i social. Mi piace condividere, essere sempre aggiornata e sono, non sto costantemente al telefono, però mi piace. Mi piacciono molto i social e stare in comunicazione con gli altri. È una cosa che veramente mi affascina. Certo, d'altra parte, però, penso che condividere troppo, poi come si suol dire, il troppo stroppia, no? Quindi io cerco sempre di sì, condividere ciò che mi piace, qualcosa della mia vita, ma lasciare le cose personali tali, cioè le lascio per me. E io, essendo millennial, possiamo dire, sono nata con il telefono in mano, cioè mi piace stare al computer, guardare, essere informata. E quindi credo che se usata bene la tecnologia veramente un grande potere. Infatti, come ti avevo detto già prima, sui social io cerco sempre di trasmettere molta positività e adesso si vede spesso qualcuno che critica, che sta lì a fare questioni, a litigare anche sui social. È una cosa che io cerco di evitare per il più possibile. Anzi, anche in periodo di quarantena pubblicavo storie, video, foto per intrattenere, per far ridere un po', quindi per staccare un po' la spina. Quindi i social, secondo me, se usati così, possono essere veramente buoni e possono raggiungere il loro scopo. Nel momento in cui poi si inizia a fare un uso improprio, ci si lascia influenzare, perché poi, diciamolo, su Instagram, sui social gira di tutto, quindi sta a noi poi scegliere cosa ci piace vedere e cosa no. Quindi è molto alla nostra scelta. Abbiamo in mano uno strumento che, ripeto, se usato bene, arriva al proprio scopo e ci serve, lo possiamo utilizzare propriamente, e altrimenti no. Quindi è un messaggio che cerco di far passare anche dai miei social, Scusami se spero. interrompo, scusami Sì, interrompo. Il vai, vai. messaggio che lanci ai tuoi amici, no? Ai tuoi, diciamo, coetanei, no? Di tuoi stessi appartenenti alla tua stessa fascia d'età, no? Si sente molto, si sente molto parlare di challenge, di TikTok, si sente parlare di queste challenge, no? Ultimamente da 2 o 3 giorni che non sento niente, anche sui social non si vede niente. Quanto pare sembra che tutto quello che si è portato, si è parlato, si è detto, sta facendo il suo risultato. Per essere sincero, Sì. fra 2 o 3 giorni che non vedo niente, anzi forse pure qualcosina in più. Ma secondo Sì, te i sì, challenge Emiliano. sono utili? Cosa lanci nell'uso della rete, nell'uso dei social ai tuoi diciamo, stessi appartenenti, ai tuoi coetanei, ai tuoi appartenenti alla stessa fascia di età? Un appello che puoi fare ai tuoi di usare bene la rete, come deve essere usata, Sofia? Sì, diciamo che di challenge ce ne sono tantissime. Ci sono quelle più divertenti e poi vanno da quelle, appunto, come dicevi tu, che spesso portano a fini tragiche, tragiche, scusami. Ma secondo me è importante capire che non bisogna seguire tutto quello che vediamo sui social. E molto spesso quello che vediamo sui social non è detto che è la realtà. Io posso pubblicare una foto adesso di 10 giorni fa e chi mi segue pensa che sia di ora. Quindi è anche una responsabilità di chi pubblica determinate cose capire che può avere un determinato effetto sulla gente. Quindi questo dovrebbe farci pensare, ecco. E ripeto, è lo stesso messaggio che cerco di lanciare io sui miei social. E anch'io faccio delle challenge, ma sono delle challenge propriamente simpatiche, tranquillissime, che hanno il solo scopo di strappare un sorriso o cose così. Ecco, non mi permetterei mai di andare oltre, perché io sono la prima che non le vorrebbe fare, per cui perché dovrei Anche perché spingere gli altri a ripeto, farle? Sofia, sono situazioni, sono challenge che mettono a repentaglio la propria vita, ma anche la vita Sì, degli altri, sì. perché vedersi sbucare da dietro una macchina un bambino, un adolescente, beh, penso che
Io che sto guidando, Sì, ti guidando, capisco. il Sì, cuore se non va, infatti. se non si muore con l'infarto, in quel momento non si muore più. Quindi, diciamo, sviluppi anche gli anticorpi, diciamo, rendono anche Sì, in materia, no? infatti, Devi togliere. ripeto, è importante non credere a tutto quello che vediamo sui social, soprattutto se non siamo sicuri E non di, appunto, imitarlo di fare soprattutto. quella challenge. È importante non seguire se vediamo un cattivo esempio che non ci appartiene e non ci piace. Quindi sì, bisogna prendere, diciamo, solo il lato buono dei social. Il resto lo possiamo lasciare, che stiamo bene anche senza, penso io. Proprio per questo, no, si parla proprio di social dipendenza. Quindi ormai è diventata una. E mo ti faccio la domanda, vedi che me lo dirai. Diventano essere social dipendenti. Se non sei social, sei collegato fuori dal mondo, ma mi capita anche a me. Cioè, e tu un oggetto che non riusciresti a quando la prima cosa tu esci da casa, l'oggetto che non riesci, che non ti devi scordare mai quando esci da casa, qual è? Vediamo. Il telefono, manco a dirtelo. Stai vedendo, ormai Sì. il telefono è diventato un oggetto che preferisco lasciare la borsa a casa. Ma il telefono no, me lo infilo anche in tasca, nelle scarpe, il telefono non lo lascio a Ma casa. questo perché? Tu sai il motivo perché una persona non lascia mai la testa? Quello assodato. Quello assodato. Simona Totoschirinsi, brava. E diciamo, perché una persona non lascia mai, non si vuole mai dimenticare il telefono? Te lo sei mai chiesto? Sì, io ti posso La risposta che hai dato? rispondere. La mia risposta forse è perché vogliamo sempre essere aggiornati su quello che succede all'amico che sta mettendo la storia su Instagram, all'altra persona che ha messo la foto su Facebook, oppure semplicemente per comunicare con gli altri. Io ti faccio il mio esempio. Se esco non lascio il telefono, ma per ovvie ragioni, per scrivere ai miei genitori che è tutto a posto, sono arrivata, tutto ok, però non ti nego che anche quando sono fuori scappa a dare un'occhiata a Instagram o a Facebook, perché è questo, visto che lo abbiamo a portata di mano, vogliamo sempre, no, controllare se è tutto a posto, se qualcuno ha messo foto, storie, dobbiamo essere sempre aggiornati su tutti, e quindi sì, è questo, insomma. No, sono contento perché è stata una bella chiacchierata. E i progetti per il futuro di. È l'ultima domanda e poi ci congediamo. Va bene. Congedo e vai e poi ci risentiamo successivamente col telefono. I progetti per il futuro di Sofia Schirinzi. Hai un progetto che è imminente? Lo vuoi dire? Dici tu, un progetto. Allora, sì, diciamo che fare la fotomodella non è l'unico progetto, c'è sempre il piano B, no? Come si suol dire. Alternativa. Sicuramente sì, l'alternativa. E quello più imminente che posso dire è entrare all'università. Io sto preparando i test per mediazione linguistica qui a Lecce. Per cui ho sempre un'alternativa, se non è la modella continuerò a lavorare sicuramente con le lingue, con il turismo, che è una cosa che mi piace moltissimo e quindi non mi lascio solo un'alternativa, ecco, poi chissà, magari si apriranno nuove strade, però per il momento è questo. Questo è essere anche umili. Quando io ho detto a Sofia, dobbiamo fare un'intervista perché Daniela mi ha detto di contattare te. Sì, gli ho parlato di un altro progetto, oggi c'è stata la prova. Davide, sono contenta, mi piace, mi piace, mi piace. Cioè, quando una persona la vedi e la tocchi con mano, no? Tocca con mano nel senso buono della parola, Sì, specifichiamo. no, 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 Chiaramente. assolutamente. Vedi proprio l'amore, no? Perché Sofia oggi, ma l'ho capito anche telefonicamente, quando fa un qualcosa lo fa con amore e passione. Io vi posso garantire che quello che ha fatto stamattina Sofia è stato qualcosa di meraviglioso, ne vedrete sicuramente degli Grazie. altri. Io ti ringrazio Sofia perché è stata veramente
un'intervista piacevolissima. Come detto, Grazie, io pure devo ringraziare te che mi no, hai permesso, a me non insomma, devi di fare questa bella ringraziare. chiacchierata. A me non devi ringraziare. Io sono la persona che ho sempre dato il mio e continuerò a darlo. Perché secondo me, per essere un buon artista, devi essere prima umile, poi devi essere molto, non dico perspicace, ma devi essere curioso nell'andare a capire che cosa vuole e che cosa vuol far trasmettere il mondo, in questo caso sei tu. E Sì. poi un'altra cosa importante, la fama. La fama a me non serve, la fama a me e nemmeno il successo, perché questi sono due aspetti, Sofia, non te ne ho parlato, ma sfrutto l'occasione e te le dico. Quando si sale una scala, no? Si affrontano tanti, no? Come dice, ci sono Simone, si la testa. Bisogna avere la testa, Sì, è bisogna vero. e salire. Quindi una volta che tu sali, bisogna salire un attimino, si sale uno scalino alla volta, no? Un gradino alla volta si sale fino a che arrivare lì. Quando sei arrivato in cima, sei in cima ormai. Allora cosa fai? O scendi e risali un'altra volta piano piano per vedere se vai poco poco più in alto, oppure rimani in alto. Però stando in alto devi anche, come devo dire, essere un attimino più umile. Più umile sei, Sì, ti capisco. l'essere troppo umile, l'essere un po' troppo disponibile quando sei in cima, molto spesso significa pretendere. Questo vale anche nella vita umana. Quando Sì, si sa che ti sei famoso, capisco. quando ti dimostri troppo, un po' troppo disponibile, questo me l'hanno insegnato, ma lo dice anche un libro di psicologia, quando una persona è troppo disponibile, poi diventa una pretesa, e la pretesa non è mai buona. Quindi bisogna essere umili come siamo, acqua e sapone. Il rapporto così si consolida e possono nascere tante collaborazioni. Sì, Io ti comprendo. congedo e ti lascio in questo A sabato sera. Sanremo, alla finalissima soprattutto, perché penso che non vediamo l'ora di vederla tutti Io sono quanti. curioso proprio di vedere di che cosa si vestirà questa sera È Michela. vero, è vero. Io Vediamo sono proprio curioso, cosa la caccia. finalissima, di cosa si vestirà Achille Lauro. Va, gettiamoli, È gettiamo vero. dei pronostici, visto, no? Gettiamo dei pronostici. Chi vincerà? Dimmi il podio. Questa, no, questa è difficile, oddio. Io sono fan di Gaemon, quindi io ti direi Gaemon, ma purtroppo la classifica non dice così. Penso Ermal Metal o Alisa, secondo me, la butto lì. Podio, C'era il podio, il podio, il podio, il podio proprio. podio, allora, sì, Ermal Metal, Alisa. Primo, terzo, dimmi i numeri. Ah sì, primo Ermal Meta. Poi abbiamo seconda Risa e terzo Rama. Anche se non lo vediamo insomma insieme a tutti gli altri perché mandano in onda Io le dico una cosa, registrazioni, però. un'altra cosa, questa non la sa nessuno, o meglio, è stata detta ieri in televisione, ma io già la sapevo da 2 giorni. Sì. Secondo chi avevi detto, perdonami, secondo chi avevi detto? Secondo Risa e terzo Rama. Ok. Io saluto Valentina Salari che si è appena collegata. Poi un'altra cosa importante è del 55, ecco perché quando si fanno queste cose si usa sempre la testa anche a livello nazionale. Ecco perché Amadeus, da uomo di radio, ha detto: perché non facciamo scegliere agli, diciamo, ai concorrenti, no? Che cosa c'è? E io ho detto sempre: sicuramente farà scegliere loro prima ancora perché Achille Lauro, scusami. E Rama era fuori, ho detto sicuramente vediamo come farà, no? Cosa succederà. Sì. E io ho detto sicuramente farà scegliere a loro, perché nel 55, se chiedi ai tuoi genitori o ai tuoi zio, sicuramente nel 55, in una finale del Festival di Sanremo, il giorno della finale si ammalò Claudio Villa. Lui ha partecipato lo stesso,
siccome il regolamento parla chiaro che mantiene la recidività, quindi era un fatto recidivo il fatto che comunque, quindi recidivo è probabile che qualcuno in questo diciamo contesto, in questa situazione, si doveva per forza, era scontato che qualcuno risultasse positivo, l'avevano già messo in programma, Sì, era. in automatico Poteva non ci può essere capitare, era più giorno della prevedibile. canzone, però Claudio Villa si ammalò nel 55 il giorno della finale e se non sbaglio quell'anno, se non erro, ha pure vinto. Quindi Quindi non ci sono vediamo buone probabilità. buone probabilità. Ciao a tutti, ringrazio Sofia, gli mando un bacio virtuale perché in questo momento baci non Grazie. se ne possono dare. E ti mando un bacio virtuale e io ti saluto. Ci aggiorniamo a breve. E comunque state in ascolto, seguite, contattateci per qualsiasi intervista. Saluto Valentina Sanarica che si è collegata all'assistenza sociale di un'associazione di volontariato che a breve dovremo fare uno speciale. Già te lo dico già con Valentina. Ok. Quindi andremo noi e intervisteremo Valentina. E quindi Ok, già te lo sì. dico già in programma, poi ragioniamo come fare la scaletta. Io ti ringrazio e ci sentiamo. Vi metto la sigla e a dopo. Ciao ciao, ciao a tutti Ciao a e tutti, ciao buon Davide. Sanremo a tutti. È vero, buon Sanremo. Radio Ok, in collaborazione con Magilla Spettacoli, presenta Dimmi la tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19:30, in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok. Conduce Daddy DJ.